Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal libro di Cielo, volume 6, capitolo 100, 11 aprile 1905. Stando molto afflitta per la privazione del mio adorabile Gesù, stavo dicendo tra me stessa: come si è fatto crudele con me? Io stessa non so capire come il suo buon cuore può giungere a farlo. E poi, se il perseverare gli piace tanto, eppure, ecco, il mio perseverare non commuove il suo buon cuore. Mentre dicevo questi ed altri spropositi, tutto all'improvviso è venuto e mi ha detto: certo che la cosa che più mi piace dell'anima è la perseveranza, perché la perseveranza è suggello della vita eterna e sviluppo della vita divina. Perché come Dio è sempre antico e sempre nuovo ed immutabile, così l'anima con la perseveranza. Con l'averla fatta sempre è antica e con l'attitudine di farla è sempre nuova. Ed ogni qualvolta la fa, si rinnova in Dio restandovi immutabile e senza accorgersene. Siccome con la perseveranza fa acquisto continuo della vita divina in se stessa, acquistando Dio vi suggella l'eterna vita. Vi può essere suggello più sicuro di Dio stesso? Capitolo 101, 16 aprile 1905. Continuando il mio solito stato, per poco si è fatto vedere il mio amabile Gesù con un chiodo dentro il cuore, che avvicinandosi al mio cuore me lo toccava col suo stesso chiodo ed io vi sentivo pene mortali. E dopo mi ha detto:
Figlia mia, in questo chiodo me lo mette il mondo fin dentro il mio cuore e mi dà una morte continua. Sicché per giustizia come loro mi danno morte continua, così permetterò che si diano morte tra loro uccidendosi come tanti cani. E mentre ciò diceva, mi faceva sentire i gridi dei rivoltosi, tanto che sono stata assordata per 4 o 5 giorni, onde, stando molto sofferente. Dopo poco è ritornato e mi ha detto: oggi è il giorno delle palme in cui fui acclamato re. Tutti devono aspirare ad un regno, e per acquistare il regno eterno è necessario che la creatura acquisti il regime di se stessa col dominio delle sue passioni. L'unico mezzo è il patire, perché il patire è regnare, cioè con la pazienza mette a posto se stesso, facendosi re di se stesso e del regno eterno. Capitolo 102, 20 aprile 1905. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, quasi in atto di castigare le genti, mi ha detto: figlia mia, le creature mi lacerano le carni, calpestano il mio sangue continuamente, ed io permetterò che le loro carni siano lacerate ed il loro sangue disperso. L'umanità in questi tempi si trova come un osso fuori del posto, fuori del suo centro. E per metterlo a posto e farlo rientrare nel suo centro è necessario che lo disfaccia. Poi, calmandosi un poco, ha soggiunto: figlia mia, l'anima può conoscere se ha dominato le sue passioni, se toccata da tentazioni o da persone non ne fa nessun conto. Come per esempio, viene tentata di impurità, se ha dominato questa passione, l'anima non ne fa conto e la stessa natura sta al suo posto. Se invece no, l'anima si infastidisce, si affligge e nel suo corpo si sente scorrere un rivolo marcioso. Oppure una persona mortifica, ingiuria un'altra. Se questa ha dominato la passione della superbia, se ne resta in pace. Se poi no, si sente scorrere un rivolo di fuoco, di sdegno, di alterigia, che la mette tutta sotto sopra. Perché la passione, quando ci sta, all'occasione esce in campo. E così di tutto il resto. Bene, grandissimi insegnamenti ascetici di santità in questi tre capitoletti, insegnamenti assolutamente classici di Gesù, però ripresi e spiegati dalle sue parole, acquistano sempre delle tinte nuove e delle significazioni molto molto profonde. Cominciamo dalla perseveranza, ecco, chi sta appunto con perseveranza, seguendo le meditazioni dei primi volumi, facendo anche le meditazioni, non c'è bisogno di seguire le meditazioni già fatte, è anche ottima cosa prendersi del tempo e farla personalmente la meditazione, sicuramente lo Spirito Santo molto ha da suggerire e da illuminare chiunque si accosta con umiltà, con pazienza e con perseveranza a questi scritti, no? Ecco, comunque, chi è assiduo in questo avrà già ampiamente notato che il tema della perseveranza ricorre molto spesso. Perché qui Gesù gli dà il nome nuovo, suggello della vita eterna e sviluppo della vita divina. Suggello significa sigillo, nel nostro parlare più moderno, insomma, è più comune, no? È quando una cosa è sigillata, vuol dire che quella cosa c'è, nessuno la tocca. E noi sappiamo, adesso mi tocca fare una parentesi teologica, che la perseveranza, dice il Concilio di Trento, insomma, no? Il Concilio di Trento è uno dei concili più dogmatici, diciamo così, che c'è stato nel corso della storia della Chiesa, che ovviamente conserva, come tutti gli altri 21 concili, anche oggi tutto il suo valore, pur essendo stato ovviamente seguito da tanti altri concili, da diversi altri concili seguenti e che hanno evidentemente trattato ulteriori cose, no? Ecco. Non esiste solo il Concilio di Trento nella Chiesa Cattolica, ma evidentemente c'è anche il Concilio di Trento nella Chiesa Cattolica. E,
nel decreto sulla giustificazione, importantissimo decreto, insomma, figlio della polemica antiluterana, degli errori gravi, insomma, che Lutero con i suoi discepoli fece su questi punti, ha detto chiaramente che nessuno può raggiungere il paradiso senza la perseveranza e che la perseveranza finale è un dono del Signore da impetrare ogni giorno nella preghiera, che nessuno può essere sicuro di averla. Perché Gesù dice chiaramente nel Vangelo: solo chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvato. E la perseveranza è anzitutto virtù da chiedere al Signore, e poi anche evidentemente virtù in cui esercitarsi, perché è una delle parti integranti della virtù cardinale della fortezza. La perseveranza, tante volte l'abbiamo detto, non lo ripetiamo, è quella virtù che consente di andare sempre avanti nel cammino spirituale, e progredendo, non indietreggiando e vincendo l'usura del tempo. D'accordo? Perché è facile dire il rosario, appena tornati dal pellegrinaggio a Medjugorje, per una settimana tutti e quattro i rosari, poi bisogna vedere dopo un anno che sono tornato da Medjugorje come sto messo. Ecco, no, adesso sappiamo che il Santo Padre, siamo il 3 di ottobre, per questo mese di ottobre 2018, ha raccomandato a tutti i fedeli, a tutti, nessuno escluso, di dire rosario e di concluderlo con l'invocazione a San Michele e il Sottum Presidium alla Madonna. Spero che molti lo stiano facendo, voglio essere ottimista, speriamo. Ecco, quanti arriveranno fino al 31 d'ottobre perseverando e quanti anche dopo il 31 d'ottobre, magari chi non è abituato a dire rosario, ha colto l'occasione per imparare, poi continua. Quando il Papa indisse il Giubileo della Misericordia, lo ricordo molto bene, terminato l'anno disse: adesso non è che è tutto finito, perché tra gli obiettivi di questo anno c'era anche, come dire, sollecitare lo sguardo e l'attenzione dei fedeli sulle opere di misericordia. Ricordo, perché la Giubileo della Misericordia non era soltanto per varcare la Porta Santa, fare la confessione e incontrarsi con la misericordia di Dio, certamente questo è importante, ma era anche imparare uno stile di vita ispirato alle opere di misericordia, corporali e spirituali. E queste non finiscono col Giubileo, queste devono diventare uno stile poi ordinario, no? Ecco l'importanza della perseveranza, cioè intrapresa un'opera, la si porta avanti. E tutti sanno che questo ci vuole grande virtù, perché noi siamo per costituzione purtroppo non perseveranti. Ci stufiamo subito, insomma, come si dice, no? Cominciamo a dire: oggi non mi va, oggi questo, oggi quell'altro, oggi non c'ho voglia, oggi c'ho l'impegno, oggi c'ho quest'altro. Uno lascia gradualmente e poi si ritrova sempre con pugno di mosche in mano. Così che succede? Non si sviluppa la vita divina, perché la vita divina in noi, ne facevo riferimento anche nell'ultima catechesi, insomma, fatta ieri sera sulla divina volontà, la vita divina, ma lo stesso la vita nella divina volontà, il regno della divina volontà in noi, come si sviluppa? Si sviluppa continuando a compiere sempre più atti di virtù, la vita divina, e atti di regno della divina volontà, non mi viene un altro termine adesso, per entrare nel regno del fiat. Cioè, se io non faccio mai un giro, se non faccio mai un atto attuale, se non sto mai attento, non mi interfaccio, insomma, col Signore, cerco di riconoscere la volontà di Dio nelle realtà quotidiane, mi chiedo quando c'è una libera scelta da fare se questo Dio lo vuole oppure no, se è opportuno, se non è opportuno. Cioè, se non esercito tutto questo, ma è chiaro che io non entrerò nel regno della divina volontà. Perché non, d'accordo? Più esercito tutte quante queste cose, appunto, con perseveranza, e più mi introduco, mi addentro dentro questa vita. E lo stesso, come si diventa santi? Con la ripetizione continuata nel tempo e sempre più perfetta degli atti virtuosi. Gesù dice: Dio è sempre antico e sempre nuovo, ma immutabile. Ecco, la perseveranza è una sorta di
di partecipazione, né dell'immutabilità di Dio. Cioè, d'accordo? Ho iniziato a dire il rosario, ma questo si dice fino alla morte. Capite? Questo è fondamentale, no? Ecco, io raccomando sempre come sacerdote, diciamo così, chi ti chiede consigli spirituali, dico, guarda, nella vita interiore bisogna mantenere la posizione e andare avanti, possibilmente mai volgersi indietro, a meno che non subentrino situazioni eccezionali, no? Quindi prima di caricarsi di preghiere, di troppe preghiere o di troppe pratiche, sempre bene fare un buon discernimento davanti al Signore, eventualmente anche confrontarsi, perché se io parto in quarta, quattro rosari al giorno, ora della passione, messa, meditazione sugli scritti, non lo so, coroncina della Divina Misericordia, mettiamo una montagna di cose che in relazione alla mia situazione di vita, magari di familiare, lavorativa, è un carico oneroso, ci devo pensare, perché è meglio che io carico un po' di meno e lo faccio sempre, piuttosto che carico un po' di più e poi vedo che non ce la faccio, mi viene l'ansia da prestazione e poi devo cominciare a tagliare per forza di cose, perché non si può poi campare in quel modo, no? E la regola ordinaria, queste sono sempre cose poi che sono oggetti di colloquio con il direttore spirituale, per chi ce l'ha, è mantenere le posizioni, non muoversi, sia che sono fervoroso, sia che sono arido. Ed eventualmente, naturalmente, in certi periodi, magari dell'anno, per esempio ottobre, che è il mese del rosario, suggerivo anche ai fedeli in chiesa, è un momento in cui questo può esserci, anzi, ci deve essere nella vita interiore. Anche la Chiesa ce lo raccomanda, no? Con i tempi forti, per esempio l'Avvento e la Quaresima, sono tempi dove si intensifica la vita di preghiera e poi in Quaresima specialmente, ma anche in Avvento di penitenza, no? Quindi si fa un po' di più di quello che si fa normalmente. Per esempio, nel mese d'ottobre, chi dice una corona del rosario può provare a farne due, chi tre, quattro, chi quattro, cinque, eccetera, no? Ecco, quindi acquisto continuo della vita divina in se stessi perché l'alimento è continuazione. E evidentemente, acquistando Dio, c'è il sigillo per l'eterna vita, perché soltanto chi persevera raggiungere l'eterna salvezza, e se io cammino con perseveranza, e c'è ben da sperare che persevererò fino alla fine, che il Signore voglia concedermi anche la grazia della perseveranza finale, proprio in virtù della perseveranza laboriosa. Certamente tutto dipende dalla sua grazia, ma dipende anche dalla nostra corrispondenza che ho mantenuto durante la vita. Ecco, poi Gesù, il secondo e il terzo capitolo che abbiamo letto sono legati tra loro, sono un po' lo sviluppo l'uno dell'altro, quindi possono essere meditati in maniera un po' congiunta, no? Fondamentalmente Gesù lamenta e dà anche una spiegazione, no? Vedete che Gesù dice per giustizia permetto che si uccidano, quindi non è che c'è una volontà intenzionale, ecco, di Gesù, quindi di suscitare l'uccisione delle cifre sarebbe una bestemmia, no? Ancora permetterò che le loro carni siano lacerate e il loro sangue disperso. Quindi che cosa significa questo? Significa che è il peccato dell'uomo ed è la sua volontaria totale estromissione di Gesù, della Chiesa, dei sacramenti, della preghiera, della propria vita, che mette l'uomo in un mare di guai. D'accordo? Tante volte l'ho detto, quelli che si chiamavano in teologia con termine che oggi suscita pruriti e può diventare forme di equivoco, no? Può generare forme di equivoco alla nostra mentalità contemporanea, che era appunto il termine castigo, è esattamente come dire un lasciar correre da parte di Dio, cioè non è che Dio fa qualche cosa di male, d'accordo, che infligge qualche pena, ma lascia che le scelte negative volontarie degli uomini che sono contro di lui e di estromissione di lui producono le conseguenze che sono già insite in se stesse, cioè male, morte e distruzione. Ecco, perché il problema è sempre la volontà umana, non è la volontà di Dio, è amore ed è salvezza nei nostri confronti, non fino al punto però di farci violenza. Questo deve essere sempre
di essere sempre chiaro, per cui quando succedono i guai, questo è proprio a mio avviso un punto cardine, non solo perché viene nella divina volontà, ma proprio per ogni fedele di Gesù. Quando succedono i guai, bisogna, attingendo dalla sapienza della Chiesa, che la prima cosa che ci fa dire quando ci raduniamo in assemblea eucaristica è mea culpa, mea maxima culpa, bisogna sempre dirlo, sempre, riconoscendo che le sciagure, le disgrazie, tutte quante le forme di sofferenza e di male nel mondo sono figlie del peccato dell'uomo, anche dei miei. D'accordo? Questo è fondamentale, anche perché così poi si invoca la misericordia, la si invoca bene, ecco, quindi gridandola veramente come un dono del Signore, io mi merito di questo e molto di peggio, d'accordo? Noi ci meritiamo di questo e di molto di peggio, ma nella tua infinita bontà, nella tua clemenza, abbi misericordia e salvaci, quindi smetti di stare a guardare e intervieni anche se non dovresti, perché noi non ce lo meritiamo. Ecco, questa è la sana dottrina sulla misericordia ed è il santo ricorso alla divina misericordia, no? Ecco, quindi il minimo comune denominatore, diciamo così, la premessa di entrambi questi capitoletti è questa situazione di sofferenza di Gesù a causa della sua estromissione da parte del mondo. Parla del chiodo che gli mette nel cuore, bruttissima questa cosa, bruttissima questa immagine. Fa capire proprio il dolore di Gesù, la lacerazione delle carni, il calpestare il sangue, no? Io quando adesso, questa era del 1905, quando si legge questa cosa nel 2018, penso per esempio a tante cose che si vedono magari oggi in giro. Ostie che cadono per terra quando si fanno le comunioni, insomma, sciattamente, disordinatamente, sono cose proprio brutte, sono, no? Certo che uno non lo fa volontariamente, è ovvio, insomma. Poi una persona mi diceva, ah, ma io non lo faccio, non l'ho fatto mica volontariamente, che mi cavolo, dico, ci mancherebbe se uno butta per terra un'ostia volontariamente, ce la scomunica la de sentenza, insomma, remissibile soltanto dal Papa, insomma, no? Ecco, è ovvio che però. Però tuttavia sono cose veramente brutte, insomma, ecco, vedere Gesù che dice queste cose dà un dolore grosso, insomma, no? E spiega questo suo anche, come dire, ritrarsi e lasciare che gli eventi purtroppo si tingano anche di drammaticità, rappresenta, come dire, una via. Anzi, è come un osso fuori del posto. Non c'è. Per rimetterlo a posto è necessario che si disfaccia, insomma, no? Perché altrimenti non ce va a posto da solo. È l'espressione di una sofferenza divina, di un dramma, no? Ecco. E poi Gesù, fatte queste premesse, dà due insegnamenti che sono complementari, no? Il dominio delle passioni. Allora, Gesù anzitutto dice: noi abbiamo un regno a cui aspirare e dobbiamo acquistarlo. E che cos'è? È il regno eterno, lo potremmo dire, è il regno del Fiat Supremo. La stessa cosa, eh? E come si acquista? Dominio delle sue passioni. Dominio delle sue passioni che nella fase incipiente del processo di santificazione richiede la nostra attenzione, il nostro sforzo. Sappiamo dagli scritti di Pisa, da quelli più avanti, che quando la divina volontà regna in un'anima, le passioni sono morte, perché sono stese dalla potenza del volere divino. Ma fino a quando non si realizza questo, noi dobbiamo combattere e acquisire l'unico. Lo sappiamo che per il battesimo ci insegna la Chiesa, noi siamo sacerdoti, re e profeti. Re di cosa? Re di noi stessi. Imparo a dominare le passioni. Qual è l'aiuto soprannaturale che Gesù ci dà per acquisire questo dominio di noi stessi? È il patire, è la croce. Solo con la pazienza, che si acquisisce patendo, la pazienza non è altro che la capacità di soffrire, si mette a posto se stesso, si diventa re di se stessi e poi del regno eterno, perché diviene re nel regno eterno, solo che in questo mondo è stato re di se stesso. Ancora, nel capitolo seguente dice: come faccio
a conoscere se ho dominato le mie passioni? Ecco, ci sono due spie. Se toccata da tentazioni o da persone non ne fa nessun conto. E Gesù fa due esempi. L'impurità e una mortificazione subita dal prossimo. Ecco, io abbiamo deciso tutti quanti. Come si reagisce all'una e all'altra? Allora, noi sappiamo, no? L'impurità ci può tentare in vari modi, ci può tentare col pensiero, ci può tentare con lo sguardo, ci può tentare con gli atti. Purtroppo, a causa della disordine generato dalla concupiscenza della colpa d'origine, a volte, questo ne parla anche drammaticamente San Paolo nelle sue lettere, nella seconda lettera ai Corinzi, se non ricordo male, la spina nella carne, il messo di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Sant'Agostino non aveva nessun dubbio che fosse la tentazione impura. C'è il caso di San Francesco, no? Che si è arrotolato nudo nella neve una volta, un'altra volta si è buttato nudo in mezzo alle spine per dominare gli ardenti bollori, insomma, no? Gli ardenti spiriti, i bollori purtroppo della carne non domabile, no? Ecco, e quindi che succede? Se ti capita una cosa di questo genere, resta calmo. Se tu l'hai dominata la passione, resta calmo, perché quella cosa sorge senza il tuo consenso, senza la tua volontà. Quindi devi semplicemente, senza alterarti, senza affliggerti, senza infastidirti, o combattere come normalmente si fa in questi casi qui, distrarti e pensare ad altro. E se gli ardenti spiriti non si fermano, continuare a distrarti, e se sei un eroe, trovare qualche rimedio anche abbastanza forte, tipo questi, non proprio uguali, mi raccomando, ma tipo questi, insomma, di San Francesco. Ma il punto è non infastidirsi né affliggersi. D'accordo? Ancora, perché se uno si infastidisce e si affligge, qual è il punto? Primo vuol dire che c'ha paura di cadere, quindi vuol dire che questa non c'è ancora un sovrano disprezzo nei confronti dell'impurità, no? E secondo c'è un po' di superbia, nel senso che dice: ma io non vorrei il fastidio di questa tentazione, ma se il Signore l'ha permessa, tu te la tieni. Sapete che non ci indurre in tentazione, questa frase che adesso a quanto sembra sarà la traduzione italiana leggermente modificata, no? Significa, allora, se possibile, tieni lontano da noi le tentazioni, che questa è la cosa migliore. Ma quando la tua divina volontà dispone che mi lascia il demonio tentarmi, libro di Giobbe, dammi la forza per vincere e per non cadere in essa. Ecco. Lo stesso, una persona mortifica e ingiuria un'altra. Allora, qui come reagiamo? Rimaniamo in pace oppure cominciamo a sentire il fuoco in corpo? Si sente scorrere un rivolo di fuoco, di sdegno, d'alterigia. Dici: ma come? Ma ha mortificato? No, qui c'è un principio fondamentale. Dice: ah, sai, io certo, gli ho risposto male, ma mi ha mortificato, che dovevo fare? No, caro mio, no, perché se tu sei santo, tu la mortificazione la superi. Tu hai risposto non perché quello ti ha provocato, ma perché in te è ancora viva la passione della superbia e dell'ira. E quella è stata un'occasione per fartelo vedere. Perché la virtù, se non è provata, non è virtù. E come faccio a provarla? Ti devo mettere in condizione, ti devo provocare, no? Cioè, la persona che non è un attaccabrighe, la persona che sa che ha il dominio di sé, non reagisce alle provocazioni. Se alla prima provocazione reagisce, vuol dire che non ha il dominio di sé. Quindi queste circostanze, che a volte la divina volontà permette che accadano nella nostra vita, sono in realtà delle occasioni per esercitare le virtù e anche per farci comprendere come stiamo messi. Io dico sempre scherzando
che non bisogna andare a confessare mia moglie mi ha fatto arrabbiare. No, perché se tu ti confessi mia moglie mi ha fatto arrabbiare, tu stai incolpando tua moglie della tua arrabbiatura. Tu devi dire mi sono arrabbiato, perché quella poraccia di tua moglie è stata semplicemente ha ricevuto un mandato, ci metti un po' alla prova al marito, vedi un po' se ti ama sul serio, se è paziente, e la prova è andata male. Allora, su questo dobbiamo essere anche molto onesti nei confronti di noi stessi. Quindi, insieme alla perseveranza, il dominio di sé è fondamentalissimo, sia in una tensione ordinaria verso qualunque tipo e forma di santità, ovviamente ancora di più nel cammino verso la santità delle santità, che è il regno del Fiat Supremo. Perseveranza e dominio di noi stessi, o Santa Vergine Maria. Ecco. Nella prima sei stata, come in tutto, assolutamente esemplare. E chiediamo la tua protezione, il tuo aiuto, per essere perseveranti ora e per ottenere per la tua intercessione il dono divino della perseveranza finale. E ti chiediamo anche per il potere, per l'impero perfetto che tu hai avuto sulla tua natura umana, completamente integra e completamente legata, come sappiamo, nella tua volontà umana, alla divina volontà, di aiutarci in questa lotta e in questo assalto, ecco, al primo regno, in ordine, diciamo, cronologico, a cui dobbiamo tendere, che è il regno su noi stessi e il dominio delle nostre passioni. Su cui tanto invochiamo il tuo aiuto, perché tanto ne abbiamo bisogno. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.